Bentrovati amici, buon inizio di settimana. Anche oggi abbiamo selezionato per voi 5 news davvero interessanti dal mondo Horeca, il vostro mondo. Milioni di euro di incassi in meno secondo Confcommercio per le proteste No Vax, però c'è fermento per far ripartire il settore, specie fra i giovani. E poi parliamo di Food Excellence a Roma e poi di Cosmo Food a Vicenza e infine una pubblicazione dolcissima dedicata all'arte del gelato. No al Green Pass, le polemiche continuano, contrapposizioni che creano turbative e fanno perdere incassi ai ristoranti. Secondo una stima di Confcommercio, i cortei No Pass, più o meno turbolenti, che hanno avuto luogo in alcune città italiane, hanno causato una perdita di almeno 10 milioni di euro nelle ultime 3 settimane. Appello alle istituzioni per gestire meglio il fenomeno. Nel frattempo, i dati sui contagi continuano a preoccupare. Non manca tuttavia la volontà di resistenza, ma anche di intraprendenza, in special modo nel settore del terziario, in special modo da parte dei giovani, con una particolare attenzione al settore del turismo. È quanto è emerso dall'osservatorio Nuove Generazioni, ma la voglia e lo slancio giovanile di fare impresa vede nella burocrazia italiana una delle cause frenanti. Sarebbe ora di rendere più semplice la voglia di impresa, specie tra i giovani, anche perché il 29,8% di ragazzi e ragazze sotto i 25 anni in Italia non ha occupazione. Sono gli allarmanti dati rilevati a fine settimana. Quasi un primato in Europa poco invidiabile. Food Excellence torna al grande evento capitolino sull'enogastronomia Made in Italy dal 10 al 13 novembre al centro congressi La Nuvola di Roma. Oltre 80 chef e 100 produttori di eccellenze si presenteranno in seminari e talk per un grande evento dedicato al mondo dell'enogastronomia. Operatori che hanno accettato la sfida per il rilancio e la rinascita del comparto enogastronomico italiano attraverso la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Torniamo a segnalare Cosmo Food, il salone dedicato all'Horeca, tornato ad attirare l'attenzione degli operatori con approfondimenti mirati per analizzare e comprendere le trasformazioni in atto ad ogni livello della filiera Horeca, organizzato da IEG Italian Exhibition Group. In fiera a Vicenza fino al 10 novembre Cosmo Food si riconferma manifestazione concentrata sul business professionale, capace di offrire strumenti e saperi per affrontare la fase di rilancio del business Horeca a Nord-Est Italia. Arriva in libreria la raccolta di ricette firmata dai maestri gelatieri di tutta Italia. A raccontare e racchiudere le ricette nel volume è Roberto Lobrano, promotore dell'arte gelatiera. Lobrano raccoglie 100 ricette dei 48 migliori gelatieri italiani per celebrare uno dei prodotti artigianali più amati ed iconici della nostra cultura, grazie all'insieme di saperi e tecniche che definiscono l'arte gelatiera italiana. Disponibile sullo store online di Slow Food Editore e in tutte le librerie, il libro racconta la ricchezza della stagionalità e della grande biodiversità italiana attraverso l'arte del gelato. Grazie come sempre per la tua attenzione, metti un like se ti è piaciuto questo video e iscriviti al canale YouTube di Horeca Channel Italia e attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ci vediamo domani, grazie. Tirami su di casa, da Bonaventura Maschio. Pastry & Drink. Il dolce, il salato e il buon bere. In un evento online da vedere tutto d'un fiato. Un nuovo format di Horeca Channel Italia, dedicato ai professionisti del mondo pastry e ai barman, ai manager della ristorazione, ma anche ai distributori food e beverage. Abbiamo per voi un sacco di cose belle e buone da farvi vedere. Attiva la campanella e registrati all'evento.